La Tenaglia Altino Volley torna a calcare il terreno amico del Pala Silvestrina con il chiaro intento di allungare il filotto di risultati positivi che hanno confermato le rossoblù del presidente Papa come la più accreditata rivale del Bologna per il salto di categoria. Il sestetto di mister Gian Domenico, reduce dal successo esterno di Campagnola Emilia con il Tirabassi e Vezzali, riceve il Pieralisi Iesi. La truppa marchigiana che arriva in Abruzzo vuole riscattarsi dopo la sconfitta interna al tie-break patita con il Forlì, ma i favori del pronostico sono realisticamente indirizzati sulla sponda abruzzese, con la classifica che parla chiaro e certifica le 15 lunghezze di differenza tra le due contendenti odierne. Tra i motivi di interesse della sfida, il ritorno ad Altino dell'ex Martina Spicocchi, protagonista dell'avventura rossoblu in Serie A2. Dopo una buona partenza del sestetto rossoblu, che induce il tecnico ospite a chiamare il time-out, la formazione marchigiana trova beneficio dalla pausa che si rivela rigenerante e consente loro di riordinare le idee, riagguantare il risultato e operare anche il sorpasso sull'11-10. A questo punto tocca a mister Gian Domenico richiamare le sue ragazze all'ordine e alla massima concentrazione. Orazzi e compagne sembrano scuotersi, ma l'inversione di rotta è di breve durata. Le iesine mettono la marcia e vanno a concludere favorevolmente la frazione, che si aggiudicano con il parziale di 25-22. Le altinesi, che annullano 3 set point, devono infine inchinarsi e soccombere. Copione è già visto, quello con il quale si apre il secondo set, e stavolta le iesine partono subito in avanti e le rossoblù sempre ad inseguire. Si arriva sul 24-20 e per il sestetto del presidente Papa si profila una sonora quanto inattesa debacle. Ma il destino ha scritto qualcosa di diverso sulle pagine della sfida odierna. La truppa di casa riesce ad annullare 4 set point e ad operare anzi il sorpasso decisivo che le porta a pareggiare il conto dei set con il secondo a loro favorevole chiuso sul filo di lana, testimoniato dal 29-27 conclusivo. La frazione permette alle rossoblù di acquisire la consapevolezza perduta nei propri mezzi e vanno a concludere le danze sin dalle battute d'avvio con il vantaggio che incrementa progressivamente con il passare del tempo. Alla fine fila tutto liscio e le altinesi passano a condurre sul parziale di 25-14, 2-7-1. Con il morale tornato alle stelle, la squadra di casa viaggia in scioltezza nel quarto e decisivo set. Il Pieralisi si arrende e cede di schianto sul 25-14 conclusivo. 3 punti di fondamentale importanza per la Tenaglia Altino Volley, che prosegue nel personale duello a distanza con il Bologna. Presidente Papa, una vittoria molto importante, considerando che questa serata sembrava stregata. Nel secondo set eravate sotto di 4 punti, la squadra è riuscita a recuperare 4 set point e poi ad operare il sorpasso, che è stata la svolta della gara. Ma guarda Antonio, analizzando bene la partita, noi temevamo molto questa partita, sinceramente, e la dimostrazione è stata quella. Il primo e il secondo set ci hanno dato filo da torcere, poi diciamo abbiamo avuto quel break sul 24-20, siamo riusciti a portare a casa il set 1-1 e poi la partita è cambiata totalmente. Un campionato che sembra ormai destinato ad una lotta a due tra voi e Bologna. Ma no, assolutamente, perché se tu vedi, come dico sempre, ogni partita è una battaglia, ogni partita è una storia a sé. Sabato andiamo a Forlì, sarà un'altra battaglia contro un'altra grossa squadra, quindi noi dobbiamo essere sempre pronti lì con la testa, concentrati sul pezzo e fare la nostra gara, perché se giochiamo come sappiamo giocare, giochiamo da Altino, io penso che non ce n'è per nessuno. Questa Pieralisi Iesi, dove tra l'altro giocava una vostra ex giocatrice Martina Spicocchi, come l'ha vista questa squadra? Ah, molto bene, è una squadra che con due esperte dentro, Spicocchi e Peretti, e tutte giovani interessantissime. Hanno fatto un grande primo set, un secondo set, poi ti ripeto, diciamo quel break ha svoltato la partita e è andata bene a noi, ma comunque complimenti a loro. Martina Spicocchi torna ad avversaria in quel di Altino, dicevamo fuori microfono, lei ha giocato qui anche l'anno scorso, purtroppo in una stagione sfortunata, non propriamente qui al Pala Silvestrina ma nelle trasferte di Francavilla e Lanciano. Come hai ritrovato le tue vecchie compagne, almeno quelle che c'erano ancora? Sì, adesso di quelle compagne che c'erano ne sono rimaste pochissime, quasi nessuna, però tornare qui ad Altino è sempre una bella emozione, c'era tensione ovviamente per me, sentivo la partita, ero contenta comunque di ritrovare comunque almeno lo staff e la dirigenza,
e salutarli. Stavate quasi per fare uno sgambetto, perché nei primi due set avete sciupato ben 4 set point, altrimenti le cose si sarebbero potute mettere in un binario decisamente favorevole a voi. Sì, sì, peccato, perché ci credevamo, eravamo ad un passo da magari fare almeno un punto, era preziosissimo per noi, sapevamo che loro erano un'ottima squadra, noi siamo venute qui tranquille, senza nessuna, quel che veniva veniva, insomma, quindi eravamo sciolte, poi ci siamo irrigidite durante il corso del terzo e il quarto set, peccato perché si poteva fare qualcosa di più. E l'Altino come l'hai visto? È una squadra che può ambire alla vittoria finale insieme al Bologna o c'è anche qualche altra squadra? Sì, sicuramente Altino insieme a Bologna, squadra molto attrezzata, lo sapevamo sin dalla classifica, quindi sapevamo soprattutto il campo, un campo ostico, quindi ecco, sapevamo della loro forza e quindi bocca al lupo a loro e niente. E voi invece quali sono i propositi di questa stagione? Noi siamo una squadra molto giovane, stiamo crescendo tantissimo dall'inizio dell'anno. Abbiamo fatto dei grandi miglioramenti, ci manca ancora tanto, soprattutto sulle palle scontate, le palle facili, però stiamo lavorando in palestra e stiamo crescendo giorno dopo giorno, quindi siamo contenti del nostro corso, diciamo, della stagione, quindi dove arriveremo non lo so, però ecco, l'importante è crederci sempre, provarci, ogni partita sarà una battaglia e noi ce la giochiamo. Mister Gian Domenico, come dicevo con il presidente, c'è stata una svolta nel finale del secondo set che poteva essere, diciamo, fatale per le vostre ambizioni anche a livello psicologico, 4 set point recuperati e da lì è ripartita la squadra. Sicuramente, io credo che se avessimo perso quel set noi avremmo perso la partita, perché è stata una partita difficile dall'inizio, lo sapevo, me l'aspettavo, perché loro sono una squadra giovane che va a mille, soprattutto all'inizio, e sicuramente aver vinto il secondo set ha dato tanta fiducia a noi, consapevolezza, ma sicuramente ha scioccato un po' loro, perché poi dal terzo set noi abbiamo giocato molto meglio e loro sono calate tanto. Quindi diciamo che la partita è stata proprio nel secondo set. È servito anche magari a capire qualche errore da non ripetere nelle prossime gare? Sì, anche sabato scorso abbiamo perso malamente il primo set e poi siamo riemersi. Quindi finché si può cadere, ma bisogna riemergere, bisogna risollevarsi. Quindi se siamo capaci a fare questo sicuramente è un aspetto molto positivo. Però bisognerebbe sicuramente in certe situazioni come quella di oggi essere un pochino più precisi, perché noi fondamentalmente abbiamo fatto tante imprecisioni nel primo set che ci sono costate care. Abbiamo interpretato male la partita. Quando abbiamo cominciato a interpretarla meglio è cambiato tutto. Adesso vi aspetta una trasferta da non steccare assolutamente, perché il Bologna viaggia comunque a mille. Sì, ma sono veramente tutte partite difficili. Iesi non è assolutamente una squadra da 19 punti in classifica, e così sono tutte le altre squadre, cioè ogni settimana veramente bisogna tirare fuori il massimo, perché gli avversari sono strutturati, sono agguerriti, ognuno ha il proprio obiettivo. È un campionato dove non c'è nessuna squadra che non gioca per niente, quindi c'è sempre qualcosa di importante in palio. Quindi bisogna prepararsi, cercare di presentarsi nel modo migliore, e soprattutto adesso è molto importante gestire le energie psicofisiche, perché comunque dopo 5 mesi di attività così intensa, con trasferte lunghissime, sabato scorso 7 ore di pullman, sabato prossimo più o meno la stessa cosa, non è facile, ci si allena tanto, intensamente, c'è lo stress che comunque devi sempre vincere, devi sempre mantenerti a quella cosa, non è facile, quindi oggi aver vinto ha un valore veramente inestimabile.